Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Io vi dico di opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Avete sentito come la proposta è esaltante ma estrema? Ma d'altronde, per poterla comprendere, così come Gesù ce la propone, dobbiamo entrare in questo percorso che parte proprio dal Levitico, che dice: siate santi come Dio è santo. E come conclude Gesù nel suo Vangelo, siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che dice. In altri termini, comprendiamo bene che questa provocazione del Maestro di Galilea, più che essere una parola attuativa nel subito, è un percorso da fare verso un orizzonte ampio e largo. In altri termini, Gesù prova a dare al suo messaggio una ricaduta attuale che è fortemente decisiva per mettere in pratica il suo verbo, ma nello stesso tempo darci un orizzonte ampio per dire: c'è una strada da fare, devi farla questa strada, anche se poi l'orizzonte non lo raggiungerai mai. Come si fa ad essere perfetti come il perfetto Dio? Come si fa a essere santo come è santo Lui? Dirà uno scrittore cristiano dei primi secoli, si chiama Cassiano, dice: il bello della nostra fede è che Dio è onnipotente, è assoluto, io sono relativo. Lui è grandezza infinita e io sono fragilità. Per cui più conosco Dio, più mi accorgo di quanto ho bisogno di Lui, più lo conosco, più ho bisogno di conoscerlo, e più lo conosco e più lo amo. E questo succederà dentro di me all'infinito, anche quando sarà in paradiso. Lui si mostrerà a me, io lo accetterò e nella mia necessità di cercarlo, visto che Lui è infinito, mi metterà in moto per l'infinito questa ricerca e desiderio di Lui. Ora è in questa ottica che si sposa l'ultima provocazione del Maestro di Galilea, che non significa che per essere difficile non sia vero, ma che deve in qualche maniera amplificare per noi che siamo credenti la nostra visione delle relazioni e leggerle, le relazioni tra di noi, in una nuova prospettiva, quella stessa che ci sta in qualche modo aiutando a comprendere il discorso delle beatitudini partendo dalla prima. Quella prima, quella chiave di lettura che imprime al nostro essere credenti, alla nostra vita, al nostro quotidiano, un sentire e un profumo diverso. Lasciatevi spazzare dentro dall'amore di Dio,
fate in modo che sia l'amore il giudizio in metro della vostra esistenza. Ma quando? Sembra anche noi gli diciamo. Dove? In che maniera? Con chi? E lui ci ripete, e ci sta ripetendo, con tutti, in ogni caso e sempre. Sia l'amore il metro di giudizio per giudicare il mondo, le vostre azioni, per vestire di senso la vostra esistenza. Quando? Con chi? Con tutti, ma anche con quelli che non sopportiamo, anche con quelli che non ci sopportano. E Gesù aggiunge a maggior ragione. E ne è in qualche maniera uno che se ne fa carico, ma non perché pensa che nel momento stesso in cui noi vinciamo gli odi o i rancori o le inimicizie in forza dell'amore stiamo facendo una concessione a Dio, ma perché pensa, e io ne sono profondamente convinto che lui abbia ragione, che l'unico modo per vincere la violenza, anche la violenza oppressiva verso di me, è la non violenza. Che l'unico modo per sovvertire il corso della storia da tiranna d'odio nei miei confronti è avere un atteggiamento di amore, di perdono nei confronti della storia. Non è che io adesso tenterò di dimostrarvelo, ma c'è assolutamente una verità che è un principio assoluto, che vale in ogni caso, che non è che colui che è il non violento è il fesso della situazione, è il debole, è colui che subisce il male con una sorta di sadica rassegnazione. Non posso mai dimenticare che un giovane, mentre facevo un corso di etica dell'economia alla facoltà, alla Federico II a Monte Sant'Angelo, alla fine di una mia lezione, mi disse: io non sono più cristiano perché il cristianesimo è una religione della viltà, mi mette nella condizione di non combattere, di non essere forte per aggredire il mio nemico, di annientarlo rispetto al male che fa. E invece io sono proprio convinto del contrario, che la proposta di Gesù è una proposta così esaltante che possono accettarla soltanto i coraggiosi, cioè quelli che sanno articolare il nuovo destino della storia proprio non su occhio per occhio, dente per dente, ma fermo restando la verità e la giustizia che non si dimentica, il torto che non è che si cancella, usa un altro meccanismo, un'altra volontà, un'altra attitudine, un altro linguaggio per sconfiggere il nemico. E cioè, in altri termini, non fa alla violenza risposta con la violenza, ma alla violenza del sopruso risponde con la violenza della non violenza. Vedete, quando qualcuno ci fa del male e ce lo fa coscientemente, perché il male che ci arriva incoscientemente si spiega subito, cioè nel senso, se una persona è innocente anche quando ci fa qualcosa di male, vuol dire che sta sbagliando, e dice Gesù, giustamente lo dice il Levitico, ma chiarisciti con lui invece di chiudere chi si pare, no? Molte volte le persone non hanno più forza di conoscenza perché non hanno la forza della riconoscenza, cioè di sapere che sono state persone che si sono volute bene comunque. Se c'è un errore di percorso, io mi vado a chiarire con lui. Se la persona che ha sbagliato nei miei confronti e io che ho sbagliato nei confronti di un altro, mi chiarisco che è nata da un'interpretazione diversa, da una fragilità, si chiarisce e fa pace. Il problema è quando quello che mi vuole fare del male, seguiamo il ragionamento, consciamente, deliberatamente, strategicamente, con convinzione di causa, per provocare un effetto, mi fa del male, se non lo fa. Non so se rendo l'idea. Se uno mi vuole far male perché mi vuole far soffrire, mi fa del male perché vuole che il male faccia il suo percorso, o no? Io, per poter reagire a questo male, ho varie possibilità. La prima, quella più immediata e quella più diffusa, è l'odio. Quella più diffusa. Ti cancello dalla mia vita da questo punto di vista, odiandoti. La più diffusa. Te volesse per i morti, che è l'espressione più alta della contrapposizione per devi scomparire dalla mia vita. Però che succede? L'odio che fa, visto che uno mi ha fatto del male, non fa altro che perpetrare quel male continuando nella mia esistenza.
E chi mi voleva fare del male riesce nello scopo, perché io perfino la notte non riesco a dormire. Lo penso, lo ricordo, mi viene sempre dinanzi, perché io vorrei vederlo morto, ma pure se l'ho visto morto con la vendetta, il male resta. È come se quello che voleva muovere contro di me un'offesa per limitare la mia libertà ci riesca con il male, e soprattutto ci riesca perché io gli ho dato accesso nella mia vita. Ora invece ho un'altra possibilità. Io ricevo il male, ma ho la possibilità che quel male non continui il suo percorso, non faccia ulteriore danno di quello che già ha fatto. E l'unico modo per non fare continuo danno è scioglierlo, è riuscire ad esorcizzarlo. E per poterlo esorcizzare è fare in modo che colui che mi ha danneggiato sappia che non è nella condizione di poterlo fare. E per poter essere capaci di questo, io, indipendentemente dalla sua azione, mi devo liberare dall'odio. Devo fare in modo che lui non abbia il sopravvento su di me. Dice Gesù in maniera chiara, ma in maniera evidente: il male ti può continuare a fare male fin quanto tu gli permetterai di fartelo. Ovviamente questo non è che si gioca sempre, ci sono casi e casi, situazioni e situazioni, momenti per momenti, ma sicuramente il male continuerà ad offendere la tua dignità se provi a vendicarti. La non violenza si vince, la violenza si vince con la non violenza. Pensate, e questo non significa rassegnarsi al male, non significa che io che ho ricevuto un torto mi faccio dare l'altro guancio perché sono martire. Non è che io non mi difendo, non chiedo giustizia, non rivendico una giusta causa rispetto alla mia condizione, ma con strumenti diversi, non con lo strumento dell'odio, ma con lo strumento di sciogliere l'odio in ragione dell'amore. Voi mi dite: non è facile. Io saggio, se no non stessimo parlando. Ed è per questo che Gesù dice: questo è l'orizzonte, no? Perché io capisco che ci sono dei torti nella vita che si subiscono, che sono enormi, ma questo è l'orizzonte. Ma nel frattempo, perdonatemi, qualche cosa si può fare, visto ai grandi torti, incominciare a pensare un attimino diverso, nelle piccole cose, perché sono le piccole che fanno le grandi, no? Questo è l'orizzonte, riuscire ad avere una società pacificata, uomini come Gandhi l'avevano imparato nel proprio patrimonio culturale, tanto da poter sconfiggere imperi con la non violenza. Ma noi nel nostro quotidiano mi sembra che invece usiamo un atteggiamento diverso, ma proprio nelle piccole cose. Per piccoli sgarbi non ci parliamo più, per sciocchezze, per sciocchezze, senza poi fare peggio, approfittare del disagio degli altri per cucirci sopra. Ancora peggio, senza usare la misericordia delle parole, senza usare un atteggiamento di pacificazione. Quanto godiamo quando i contrasti e le contraddizioni minano la serenità degli altri. E che ci vuole dire a una persona: ti chiedo scusa? Che ci vuole dire, anche se ho ragione, ma sì, forse dico un'assurdità, ma papà, c'è pure se tiene ragione, un po' di tutto. E io dico, per le piccole cose, no? Ci sono delle volte, dici: ma io tengo ragione. Sì, lo so, e tieni ragione. Poi ti tieni la ragione e ti tieni il torto di una vita che è inferno. Capisco quando non c'è tanto in campo la presunzione della propria posizione, ma sciogliamo questa sete di contrapposizione violenta, di parole violente, di unitare l'uno e l'altro nella quotidianità perdendo la pace. Ma noi una vita sola di Magamba, e cambiamola con più serenità, proviamo a vincere. Non parlo poi quando nelle famiglie per questioni di interesse, ma quello che si dice è quello che si fa. E dai,
Io non dico che non dobbiamo raggiungere la giustizia di una giusta divisione. E quanto si fa di odio che si fomenta per togliere persone a persone? Chi ha orecchie per intendere, intenda. E uno si fa paura, così si fa paura, fa. Però io non sto parlando di massimi sistemi, io sto parlando del quotidiano. E allora, volete sentire come viene in maniera diversa quello che dice Gesù? Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Oh no? E allora, capisco che la provocazione di Gesù, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, è un orizzonte. E quindi stiamo parlando dei grandi problemi della storia. Ma nel frattempo, usiamo il vocabolario della non violenza nel quotidiano e proviamo ad originare parole di perdono e di pace. Non lo facciamo perché gli altri siano ricompensati dal nostro atteggiamento, ma lo facciamo per la nostra vita, per la nostra pace. Lo facciamo perché il nostro cuore non sopporta i rancori e gli odi. Preferisco stare in pace con me stesso per stare in pace con gli altri, piuttosto che avere ragione e vivere la mia vita come un inferno. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un